Il Rider numero 11, l'ala destra, no l'ala sinistra. Di solito il numero 11 nel calcio antico, e noi invece nel motociclismo moderno, proiettati Ma al lo 100%. Sai che la Coppa di Francia. Eh? Per regolamento si gioca ancora con i numeri dall'1 all'11. Che bellezza! Quindi c'è i giocatori del Paris Saint Germain che non usano so, i loro numeri convenzionali ma hanno la maglia dall'1 all'11. E quindi lì in Bappen, i e Messi hanno 9, 10, 11. Esatto. pensa un po'. Messi l'ultima partita di Coppa de... di Francia aveva al 10 che lui in campionato ha il 30. Cioè no? il 330 infatti. Bene, bellissima. Allora, con... <ride> con questa bellissima nota storica di grande cultura che già fa capire a che livello... Saremo questa settimana di Radio Rider, Altissimo. amici ascoltatori di Radio Orte. E benvenuto da Alessandro Castellani e da Luca Buzzicotti. Ciao, ciao Luca, ciao, buongiorno. Ciao, ciao, Dall'altra parte dello studio, nell'ampissimo eh, studio di Radio Rider, il nostro tecnico regista tutto fare, Valerio Maria Listanti. Ciao, Valerio. Io ho paura. Ha paura, eh, eh, ciao, abbiamo già vuoi. introdotto uno dei temi focali di questa puntata. Ma il primo fondamentale tema della puntata, oggi il cappello di Valerio e Maria Listanti. Da cos'è? Uh, uh, questo è proprio da. Eh sì, questo è da donne Ma che vuol dire? È da donne Che lavoro fa in questo caso? Perché lui ha il cappello Questo, ah, da, eh, da, vuoi sapere il lavoro? Speleologo che è? No, questo è da agricoltore Ah, ok, Beh, si vede, si vede, c'ha la caratteristica, insomma, vedi, il, la parte destra vicino all'orecchio che si vede chiaramente viene usata nei campi. Va bene, da donne, lo diciamo sempre, sono tutti da donne con Valerio. Allora, puntata straricca di contenuti, un mare, un mare di cose da dire, da fare, quindi accorciamo un po' i tempi del cazzeggio certo, per certo. entrare nel vivo, caro Buzzicotti. Ovviamente MotoGP perché dovremmo parlare un, un giorno intero di questa gara di apertura di Fortimau, quindi ampio spazio all'asfalto, poi... Sardegna con MXGP, e quindi parleremo della seconda tappa del mondiale. Cross, ovviamente, super cross perché si è corso a Seattle. Lì, colpi di scena a non finire se le stanno dando di santa ragione fino alla fine. E poi notiziario: se c'è qualcosa, vedremo. Se c'è qualcosa, <ride> ci vorranno sette ore per fare questa puntata. Mettetevi comodi, noi cominciamo la prima canzone di questa settimana di Radio Rider. È lui, Pierrone Pelù. Bene, bene, male, male. Vale la pena di provare bene bene male male la canzone perfetta per Mark Marquez di questa settimana con Piero Pelù che apre Radio Rider e noi che apriamo la puntata invece parlando della MotoGP ovviamente che è iniziata ufficialmente la stagione 2023 a Portimao in Portogallo con grande protagonista ovviamente oltre al vincitore di cui parleremo tra pochissimo ma diciamo spoileriamo, tanto lo sanno tutti, Pecco Bagnaia Mark Marquez che ha fatto bene e male, ha fatto e disfatto a suo piacimento insomma un Sì di tutto, io di mi tutto. sono permesso di dire eh, su Facebook che senza di lui, sicuramente le gare sono più noiose perché senz'altro. Allora, ha fatto un weekend eh, alla Marquez, eh, in, nel vero senso della parola, ha fatto prove libere. Malissimo, era dietro quindicesimo quattordicesimo, sì, sì, riconoscibile: due, un macello poi pole position, incredibile <ride> ha preso il giro ha preso la scia di bagnaio ovviamente però bisogna sempre farlo eh certo. e si porta a casa la pole position quindi partiva dalla prima casella nella sprint race, questa nuova novità, novità di quest'anno Quindi si corre anche il sabato in una gara più corta con, con, che premia i primi nove in classifica e assegna la metà del punteggio un po' come succede già da qualche anno con la Superbike che fanno la, la Superpole Race e Quindi questi 12 giri eh, dove ha vinto Bagnaia, secondo Martin, e terzo Marquez che comunque fa una gran gara. Una grande sorpassi, partenza! Sì, sì, sì. Ha fatto... E quindi tutti quanti abbiamo detto, è tornato Marquez, attenzione. Lo senti domani come meno. Infatti è partito a 2000 e quindi in gara <ride> al terzo giro eh, un errore, si diceva un, un problema alla moto, ma poi lui ha detto no, ho sbagliato io, eh, palesemente sbagliato la staccata, ha falciato il povero Oliveira. Che è idolo di casa, che stava facendo una gran gara, era partito fortissimo. Quindi, fischi dal pubblico. Un disastro! Praticamente sì. il bilancio di questa manovra, in cui lui ha completamente sballato la staccata e ha finito lungo: ha rotto un piede a Martin perché l'ha centrato. Martin, che stava staccando come fanno adesso i piloti, col piede fuori, gli è arrivato da dietro. Marquez gli ha preso il piede e gliel'ha rotto ha distrutto la gara di Oliveira perché l'ha centrato in pieno, l'ha buttato fuori, Oliveira per fortuna nessuna frattura, sì, fortuna no. e lui stesso si è rotto, si è rotto la mano, mano e quindi salterà la prossima gara perché si deve operare, quindi un disastro totale. Ora, tra tanti piloti che l'hanno criticato anche aspramente, a prescindere ovviamente da Oliveira che è stato la vittima, ma Alesce Spargarò per esempio ha detto dove vai, cioè, è la prima gara dell'anno, dove vai a matto così a entrare in queste staccate, non ha assolutamente senso quello che ha fatto Marquez. E insomma, la struncata... Eh, però così lo sento... Comunque, te, sì, Valentino cioè, tanto... a me veniva in mente continuamente Valentino Rossi, è pericoloso... È pericoloso se eh. capita una volta e mi viene a chiedere scusa, ci sta. Senti, io adesso voglio tirare fuori un argomento che secondo me è sicuramente una cavolata, no? Però il fatto della Biopia, no, miopia, diplopia. La diplopia che ci vede a doppio, eccetera. Sono due o tre incidenti che... che Diciamo, non da pilota professionista anche l'anno scorso quando al primo giro della gara del rientro ti ricordi ha falciato sì, un paio di piloti lì dissero che gli era rimasto a Aragon se che sì, 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 sì. gli era rimasto aperto qualcosa sulla, sulla moto e non riusciva più ad andare dritto effettivamente sì, sì. veramente stranissimo però eh, io ti volevo anche sottoporre invece un'altra tesi un'altra ipotesi che è quella che ha, fatto, che ha lanciato Bagnaia secondo cui Marquez in realtà non ha eh, almeno non ha tutte le colpe, ne ha soltanto una parte. Perché secondo lui il problema è stato che Martin, che era il pilota che stava davanti a lui, ha frenato troppo presto. Marquez quindi se l'è trovato davanti per non investirlo, si è buttato diciamo, laterale, ha avuto uno sbacchettamento, ha perso il controllo della moto. E a quel punto non è più riuscito a frenare in tempo. Questa è stata la tesi di Bagnaia che poi era, era davanti, però Bagnaia, quindi non è che ha visto. L'avrà vista dopo, sicuramente. Lui dice lui... che probabilmente Martin ha frenato troppo presto, e quindi Marquez si è trovato a dover schivare la Se lo dice lui, tendo a credergli, comunque, ecco. Sai poi sai, c'è chi dice che Spargaro che ha detto che cazzo fa, detta proprio in maniera molto gergale. E Bagnaia che ha detto io non gli do tutte le colpe. Beh, se... Forse un po' di pretattica, se lo tiene amico finché può Perché <ride> c'ha paura che quando torna lo falcia. Esatto. Quindi non lo so. Comunque, dai. E tra l'altro uh, eh, vorrei anche inserire questo tema di discussione sulla gara di Marquez. Lui alla seconda curva ha rischiato di essere ucciso praticamente da Martin perché sono partiti e alla seconda curva Martin è andato larghissimo e in uscita di curva aperto a tutto gas. C'era Marquez largo che se non tira sulla moto lo centra in pieno, lo falce, lo butta giù. Quindi sì. evidentemente era anche molto nervoso. Sono partiti un po', un po gagliardi questi eh, ragazzi, eh? Eh sì, eh anche sì. perché non abbiamo ancora detto, ma c'è una, una nota importante da dire, che l'altro pilota Ducati eh, Bastianini nella sprint race esatto. è stato falciato da, Marini, da Luca Marini e non ha corso la domenica per una frattura alla scapola. E credo che salterà, salterà anche l'Argentina la lui, quindi, quindi in due una gara... Due Praticamente due top rider. Titolo, eh certo. Certo, abbiamo già fatti fuori con una gara in meno. Eh. Eh, una MotoGP particolare, eh? eh? Sì, anche perché adesso, col fatto che c'è anche la sprint race, hanno 37 punti da recuperare e non più. 25 soli, che potrebbero diventare addirittura 74 il prossimo weekend, se Pecco Bagnaia continuerà ad andare così forte, a dominare così nettamente la scena. Eh, non so se vogliamo parlare della gara di Bagnaia e di tutti gli altri dopo il pezzo, sì, eh, così ci concentriamo un attimo, ci rilassiamo un attimo perché. Insomma, parlare di markets è sempre divertente perché, hai visto, passano i minuti e non te ne accorgi. Irresistible, la canzone di Jessica Simpson perché una buona, no? Vero Valerio ci deve stare sempre, tutte le puntate. Allora, Irresistible, Pecco Bagnaia con Jessica Simpson. Irresistible, Jessica Simpson, la pancettina di Jessica Simpson, irresistibile quasi quanto, Pecco Bagnaia, dominatore assoluto di questa prima prova del mondiale MotoGP. Allora, noi, credo che nessuno di noi tre aveva pronosticato Bagnaia vincitore alla prima, non mi ricordo quando la settimana scorsa... Sì, forse con la... Bozzicotti sì. Tu avevi detto che vinceva? Non mi ricordo neanche eh io. Io avevo detto Bastianini <ride> e quindi mi hanno fatto secco alla prima, al primo sì, giro. Credo che ho tre detto, tre. Sì, avevo detto Bagnaia, però con l'incognita Marquez. Ci, eh, ci sono eh, andato vicino. Eh. eh Quasi, quasi. Tecnico. Io... Tu avevi detto Quartararo, addirittura. Eh, può darsi, sì. <ride> in grossissima crisi. Invece, Bagnaia che conferma insomma, lo stato di grazia. Tra l'altro, l'esultanza da Cristiano Ronaldo in omaggio paraculo al pubblico portoghese. No? Beh, <ride> ma guarda. Hai detto tutto, allora esultanza da Cristiano Ronaldo per i portoghesi. Dopo che Marquez si è preso i fischi dei portoghesi, e dopo fa le moine no, a Marquez, ma quindi... è un amico, è un paraculo <ride> di mia categoria. No, però dai, gara dominata, veramente non ha sbagliato niente e, Beh, ma, Insomma, è un segnale sì. importante che è, Veramente è ha fatto il, il Bello e cattivo è. tempo Nel senso, anche la sprint race Ha fatto prima sfogare gli altri C'è una gara a 12 giri che si pensa No, se non parti davanti non vinci Invece ha, ha studiato la situazione Come hanno detto era una novità per tutti Non sapevano quanto potevano resistere le gomme Eccetera Quindi ha fatto veramente il campione del mondo Nel senso Impeccabile. Veramente, veramente. Cioè, adesso non lo so perché l'anno scorso ti ricordi il Quartare cioè la stessa cosa. No? Partì da campione in carica le prime gare che sembrava intoccabile. Poi ah, la beh, in crisi. Allora diciamo che ormai facendo queste trasmissioni, ancora ci cadiamo in queste eh. cose. Però come è successo a Tomac del Supercross quest'anno sembrava che doveva essere finito il campionato alla terza gara e adesso ci stiamo punto a punto. Esatto. Ancora la prima gara non diciamo niente, però diciamo che se il buongiorno si vede al mattino il buon pecco sta abbastanza bene. A ragione del veduta, del fatto, guardate che, che giro, è, che eh, comunque quelli dietro e adesso secondo in classifica è Vignales. Eh sì, che ha fatto una grande gara la domenica, sì. sfruttando anche ovviamente poi le cadute di tutti quelli davanti. Martin che partiva per vincere, eh, Oliveira che stava facendo una grande gara con l'Aprilia, e lui invece lì si è portato a casa un gran secondo posto, vicino comunque a Bagnaia, e poi terzo posto per Marco Bezzecchi. Che subito dall'anno scorso, se non sbaglio, fu rookie of the year, no? quindi sì. da, già dal al secondo anno di MotoGP si porta a casa la prima gara subito un bel podio e sì. questo fa capire. Lo penalizza un po' il fatto che non ha preso punti alla sprint race perché non, non è arrivato, però è comunque d'arci in classifica a 16 punti. Ecco, quindi l'unico che è stato costante diciamo sia alla sprint race che alla, alla gara vera e propria è stato Bagnaia. Tutti gli altri in difficoltà, chi invece è stato in difficoltà, cioè scusa, tutti gli altri a corrente alternata, chi invece è stato in difficoltà sempre in ininterrottamente dall'inizio alla fine Fabio Quartararo che poi ha anche detto apertamente dice no qui sì, è, la moto non, ce non ce n'è, non ce n'è proprio insomma sì, porta a casa solo L'ha detto per tutti ha detto ovviamente che la gara sprint è pericolosa ammazziamo non siamo la Formula 1 pass passerà poco tempo prima che si veda un infortunio grave poi a seguire dopo un bel colpo Scusate. di tosse e poi ovviamente non l'ha risparmiata per la squadra e per la moto perché Comunque, gara sottotono chiude decimo alla sprint race e ottavo alla gara vera e propria, quindi un quarto all'oro. E ancora una tono. volta, nettamente il migliore a parte che le Yamaha in pista sono due, però comunque nettamente il migliore delle Yamaha perché ancora una volta Franco Morbidelli, ultimo al traguardo tra i piloti arrivati al traguardo, diventa difficile anche commentare questa situazione. Boh, cioè, non, lo so, non lo so veramente anzi strano insomma che abbia perché semplicemente credo che abbia sì. ancora il contratto se no già dall'anno eh, certo. scorso era e comunque anche anche le onda eh, perché a parte markets tutte le altre onda non pervenute diciamo cioè mir undicesimo rinse con quella clienti gli sta addirittura davanti eh, Takagami a chiudere il terzetto onda, quindi mm. stiamo un po' dietro. Comunque è veramente incredibile il numero dei piloti che già sono fuori gioco, dopo solo una prova perché abbiamo fuori, abbiamo detto di Marquez, abbiamo detto di Bastianini, Bastianini e di Paul Spargaro che è caduto durante le prove del venerdì con conseguenze caduta. serie. Sì. Tutti quanti dicono che Portimao è, è pericolosa, eh, farne le, 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 le spese. spese è stato è Spargaro perché ha fatto un high side. è caduto in, un, in una S veloce dove nella parte esterna non c'era fence, Air fence eh? sì. e quindi è andato a sbattere addosso al muro con la moto che gli è arrivata addosso. Quindi situazione pericolosissima eh, lo devono operare anche la mascella, è andata bene che non ha eh, danni, danni eh, permanenti al sistema a, neurologico. Esatto perché c'è stato il rischio, dato che è stato schiacciato comunque dalla moto e dal muro eh, si se Sembrava che avesse qualche problema alle vertebre Per fortuna senza nessun interessamento sì, credo della mobilità Fratture ce n'ha, ha cioè due vertebre rotte sì, però, però non interessano al sistema nervoso Esatto, quindi questa è già una grandissima notizia ah, certo. Tra l'altro era l'esordio in gara della GasGas Gas in MotoGP Esatto, che 10 minuti niente, praticamente E Augusto Fernandez che ha chiuso tredicesimo in gara e va bene. Allora, prossima gara. Già la settimana prossima in Argentina. Quindi volano dal Portogallo sì. all'Argentina. Fanno una bella trasvolata con un fuso orario di diverse ore. Ma e che gli fa? Sono guarda. già lì. Penso, Ma noi sì, andiamo in princesse. onda, loro sono già lì. Sono pronti al sabato per, per dare spettacolo, Bagnai a questo punto deve spingere al massimo sull'acceleratore per approfittare di questa situazione incredibilmente favorevole, anche perché non ha il compagno di squadra, Ducati non sostituirà Bastianini per questa domenica, quindi ci sarà una sola Ducati ufficiale in pista, ma non è che le altre vanno piano, insomma, quindi staremo a vedere tra una settimana, parleremo ancora di MotoGP, adesso cominciamo a spostarci dall'asfalto alla terra e ce lo facciamo insieme a Grande, la grande baby Kay che ci regala un pezzo. Proprio eh, di quelli di classe, di altissima qualità Però ci serve da 0 a 100 Baby K per parlare di Jeffrey Erlings. Un'ottima importazione da Singapore, signori Baby K viene da lì, la nostra cantante Insomma, una quarantenne in grandissima forma In grandissima forma Baby K, Valerio l'ha commentata con un beh Beh, che dice tutto Una ci vuole sempre, due è ancora meglio da 0 a 100 come Jeffrey Erlings, la canzone di Baby Cake cala casca, anzi a pennello per il vincitore del Gran Premio di Sardegna di questa settimana, quindi seconda prova del Mondiale Motocross MXGP Jeffrey Erlings ha aspettato praticamente una gara prima di ricominciare a vincere dopo che l'anno scorso l'ha dovuta saltare tutta la stagione per l'infortunio al piede che poi si è rivelato essere molto più grave del previsto eh, patito comunque, durante la sessione fotografica di presentazione del team l'ho visto camminare nelle immagini, camminare. Eh. paroloni. Immagini pre-gara, eh. c'è cioè, sì. un piede e va da una parte, eh, falcia, diciamo. ricorda molto Papa Bergoglio nella sì. camminata. Ecco, diciamo, c ha, c ha, però poi sale in moto e diventa ancora il crossista più forte che c'è sulla sabbia. In particolare, è sempre uno spettacolo assurdo da vedere. A me, eh, ti dico, è sembrata poi questa di Riola Sardo. Eh, questa volta una pista un pochettino più scorrevole e veloce del solito Cioè facevano salti pazzeschi per essere una pista di sabbia Le rampe mi sembravano più battute del solito Non so se hai avuto tu questa sensazione Beh, oddio, c'erano sempre bei canaloni Ma no, eh. quello ovviamente, è sempre una pista di sabbia È sempre sì, il rio Lasardo Ovviamente certo non è gennaio Quindi sarà anche questo Era molto più compatta a votarsi sì. In ogni caso è sempre una pista difficilissima, sabbiosa Dove Jeffrey Erlings dà spettacolo nella seconda mancia Ha fatto una rimonta pazzesca Sì, secondo me ha... È... Ha proprio girato un attimino, a no, non a dire che ha guidato contratto durante il weekend è un po' una bestemmia, perché ha fatto terzo nella mancia di qualifica, e, e secondo la, pr la prima manche, comunque eh, tra in maniera lineare, Tranquilla, no? sì. lineare perché eh, Comprado comprato che ha vinto sia la mancia di qualifica che la prima manche in maniera mh, tra bene proprio, con, con vantaggio. E quindi. Abbiamo visto un Erlings in seconda posizione, tranquillo. Poi la seconda manche, certo c'è stata un po' una botta d'orgoglio, non lo so, comunque... Credo... A dieci minuti dalla fine si è trasformato. Sì, o sta tornando in forma e ha trovato delle linee giuste, lì, poi basta poco. Beh, lui loro. a fine gara ha detto, io ho visto che gli altri erano stanchi, io invece ce ne avevo ancora, ho detto via, spingo. Infatti ha spinto e per poco non vince il Gran Premio perché Coldenov che era primo... Eh... Gli è arrivato vicino Erlings ecco, Se c'erano un sì. altro paio di giri Sicuramente l'avrebbe passato Un Erlings che ha fatto Comunque Renault e Fevre Che gli erano lì vicino Hanno provato un po' a dargli fastidio È stata una battaglia Renault, bellissima Sì 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 però cioè, l'olandese ne aveva ovviamente di più, e adesso stiamo a 100: almeno uno dal record. 100 gran premi vinti in carriera, allora KTM. Io stavo dicendo proprio fuori: onda, ho perso il conto di quanti gran premi ha vinto KTM nella storia del mondiale cross, ma dovrebbe stare sui 700. Se non dico eh, bagianate, vorrei ricontrollare: ricontrollerò. Eh, Su questi 100 ha vinti earnings da solo e questo credo che insomma, parli abbastanza di quella che è stata la carriera di questo pilota e quanto eh, abbia significato e stia significando ancora oggi per KTM perché di fatto finirà la carriera con che loro una 20-94 eh? 95 eh sì. Cairoli però non tutti con KTM, Erlings sì. invece dal primo all'ultimo speriamo per, per KTM con questa casa. E ora, come detto te, è a meno uno dal record storico che sembrava irraggiungibile e imbattibile di Stefan Evers, che ha vinto 101 Gran Premi, e che poi è l'obiettivo già dichiarato più volte di, di Erlings: ha detto io prima di chiudere la carriera voglio arrivare a battere il record di Stefan Evers. E un Erlings così che poi ha detto non sono ancora al massimo della forma, già vince. Eh beh, deve fare un po' pensare Beh, eh, dai, ha fatto, uh, ha fatto due, due terzi posti nella mance di qualifica e ha fatto uh, tre secondi posti e un, uh, e un quarto un quindi dai non ha ancora vinto una manche, però è secondo in classifica con 7 punti di svantaggio nei confronti della tabella rossa che è Orge Prado. Orge Prado che eh, zitto zitto, cacchio cacchio, si è vinto tutte e due le manche di qualifica sia in Argentina che in Sardegna, si è vinto le prime manche sia in Argentina che in Sardegna, poi in gara 2 cala, eh, questa sua caratteristica che ormai è proprio la sua cifra, diciamo che Orge Prado due manche attaccate difficilmente le fa. Però è il più costante perché sì. gli altri, bene o male, chi cade, chi si schianta, chi è lui, e poi invece ci sta lì. stavo dicendo proprio eh, prima della puntata, a inizio anno l'avevamo dato tutto per bollito. Intanto sì, sì, tutti per spacciato, a ma no, Prato dove va? Eh. Invece niente. Geyser sì. si è distrutto prima ancora di cominciare, poveraccio, e quindi lui sta lì, primo con sette punti, che ovviamente sono pochissimi, però in ogni caso... Seconda giornata con la tabella rossa e eh, Ruben Fernandez, che era quello che aveva vinto in Argentina, invece di, gara disastrosa, disastroso. sempre per terra, sì. un macello, ha perso sì, un sacco di punti. Queste piste, eh, quando vuoi fare il, il rimontone con la foca, eh, è peggio. Solo dicendo. se ti chiami Erlings lo sì, puoi sì, fare, sì, se no è meglio è... che ti metti lì del passetto tuo. Migliore degli italiani, Albertone Forato. Ha fatto due manche solide, eh, ottavo e nono. Sì. E ha fatto veramente una gran gara. Eh, Meglio di Mattia Guadagnini, il nostro, nostro italiano Mattia Guadagnini. Eh, prima manche eh, era partito pure forte, sì, tra l'altro. Eh, però eh, è stato sempre intorno al decimo posto comunque con Fevro, con questa gente qui. E poi invece la seconda, purtroppo partenza malissimo, è caduto ha rimontato da dietro. Comunque è venuto su abbastanza bene. Ha portato a casa 12 in gara. 12 posto. Sì. sì, quindi questa è la situazione. Per quanto riguarda la MX2, lo diciamo nel notiziario oppure lo vogliamo anticipare adesso? Ma notiziario. notiziario. Ma notiziario. Comunque, occhio a Maxime Renault, che è terzo in classifica del mondiale, e va fortissimo. Occhio, occhio. E adesso arriva la Svizzera. E adesso arriva la Svizzera dal dottor Paris, che saprà dirci tutto. Pausa e poi ci sentiamo Dubist di, di Tie Break gruppo austriaco Gingin Tie Tiebreak è il nome del gruppo è stata scelta perché c'è un Tie Break bisogna rompere un pareggio nel supercross cari amici Bentornati a Radio Rider, siete sempre sulle frequenze di Radio Orte in ascolto del programma dedicato al motociclismo, avete sentito, sì, siete stati in collegamento dall'inizio della puntata della MotoGP, del Mondiale Motocross e adesso sentirete del Supercross americano che continua il suo percorso, ormai è nella fase finale del campionato, il Supercross comincia a gennaio e però ci sono ancora due piloti che dopo quante gare, 13-14 quante gare hanno fatto fino adesso? 11, dopo 11 gare sono appaiati in testa alla classifica, si tratta di Irai Tomac e di Cooper Webb e di un terzo in classifica che se non fosse caduto praticamente su 11 gare 10 volte sarebbe in testa lui da solo in, in, e in campionato quindi Tomac, Webb a pari punti Sexton terzo, raccontaci velocemente questa gara caro Buzzicotti sì, si è corso a Seattle, quindi si torna alla costa ovest, nell'estremo nord ovest degli Stati Uniti e con una gara che si preannunciava bagnata hanno dovuto coprire e poi alla fine il terreno comunque ha retto abbastanza bene non si è scavato neanche troppissimo. Eh, gara da colpi di scena perché va bene che se le sono date di santa ragione Tomac, Web, Barsch eccetera eh, però diciamo come sempre il, il la gara l'ha fatta Sexton, che ha preso il comando, se n'era anche un po' andato. Poi è andato, ha pensato bene di cadere nuovamente, sempre alla sua maniera, di faccia. Ormai la gente aspetta il momento in cui cade Sexton. Scappotta Ca in avanti sempre, e quindi eh, gli altri sono, hanno, sono passati. È andato a vincere Tomac eh, su Webb e Barsha, terzo che ha, ha prevalso su Henderson e Roxen. Tomac, che ha vinto il duello con Webb. Perché hanno combattuto per un po', poi però Tomac ne aveva veramente di più, è risalito da dietro. Ha fatto de dei sorpassi eccezionali su Roxen. Bella la battaglia con Roxen, che insomma non si è dato per vinto. Poi, però, a un certo punto ha dovuto alzare bandiera bianca anche lui. Webb che ha provato a restare attaccato a Tomac, ma questa volta non ce n'era per nessuno, veramente. Sì. Tomac è veramente in forma, eh. sbandierava la moto destra sì, sì, sì. saltava più basso degli altri, cioè sembrava, hai presente quando vai a girare, che trovi a, a il giorno d'allenamento, che trovi quello che fa l'italiano e quello che fa la challenge al regionale, no? quello che fa l'italiano fa i salti bassi due metri di meno e recupera terreno su ogni salto, sembrava la stessa cosa, solo che questi sono i campioni del supercross, cioè non era sì. l'ultimo arrivato, Tomac è veramente strano da, da, da comprendere, perché... Ha passato due o tre gare un po' sottotono, diceva no, perché sta male, con una settimana già sta. Lo, lo vedo difficile da, da, non da ricordo, mi pare di aver sentito, però, veramente, ho proprio paura di dire una fesseria, però che aveva avuto dei problemi. Eh, fisici, non so se di stomaco o qualcosa del genere, non mi ricordo Potrebbe la settimana essere. scorsa. Sta di fatto che comunque se ne va a vincere. Recupera tre punti su Cooper Webb, che erano i tre punti che aveva di distacco alla vigilia di questa gara di Seattle. Quindi lui torna in testa alla classifica a pari punti. E quale sarà la caratteristica della prossima gara? Che avremo due tabelle rosse perché in questo caso non si tiene conto del differente numero di vittorie che è a favore di Tomac, ovviamente che ha vinto più gare fin qui. Eh, rispetto a Webb, stanno a pari punti due tabelle rosse. Questa sarà la situazione bene, bene. alla prossima gara di Glendale. E quindi chi andrà meglio tra Webb e Toronto? Tra top... l'altro, credo che Glendale dovrebbe essere un altro Triple Crown. Triple Crown, forse l'ultimo sì. della stagione? Credo di sì. Beh, bello allora, a maggior ragione si con farà... le carte che si mischiano. Uh. Capirai comunque niente, Tomac vince secondo web terzo Justin Barcia che era il suo compleanno gli hanno fatto anche gli auguri mentre firmava gli autografi prima della partenza, i tifosi gli hanno cantato happy birthday lui ha anche ringraziato, ha detto grande serata per me questo oggi, effettivamente sta correndo una bellissima stagione va detto, Barcia eh, cioè, sale sul podio spesso, è molto vicino ai primi. Sempre Beh, praticamente al diciamo quarto posto in classifica in quattro punti ci sono tre piloti, eh? quindi Barsh, Anderson e Roxen. Eh sì, Roxen che comunque è quarto in classifica, eh, ridendo e scherzando, ha eh, sei gare dal termine del campionato e eh, sta lì, quindi è dietro punti, ai tre extraterrestri. A diciamo. punti dal podio. Eh, nota a margine, ma neanche troppo di questa gara, spezzerei una lancia fuori di Kevin Morans. Che ha fatto l'all shot, è partito casatissimo, è durato un rettilino e poi si è piantato dritto addosso una balla di una curva. Quindi... Sì, e non è ripartito, cioè ci ha messo tipo una vita eh sì, a ripartire perché era incastrato là, eh, insieme faccio... con la balla la, la ruota girava sulla palla, non pa prendeva tempo. È partito in maniera veramente a fulmine. Che infatti dice, ma chi è questo? Ti e ricordi? Si pianto... Vedevamo gli ragazzi, Ma chi è questo? <ride> ha detto, ormai sono partito primo ci do, ci non do finché regge. <ride> non ha curvato, ha preferito la gloria eterna. E ultima riflessione su Sexton che ora è staccato di 22 punti dalla... Che da, non sarebbero neanche tanti. Se non cadesse tutti i sabati perché quello è il problema, ormai le gare per recuperare sono poche, sono sei, ci sono due piloti a cui recuperare 22 punti e lui non deve sbagliare più. Considerando la frequenza con cui ha sbagliato fino adesso, la vedo buia, insomma è un peccato perché poi se andiamo a stringere la, 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 la cinghia, come si dice, andiamo a vedere... Concretamente chi è stato più veloce Lui è stato quasi sempre più veloce degli altri sì, sì, Eppure terzo e zitto è Passerottino 14 a, a, anni L'ottimo che Rox invece quarto L'abbiamo già detto è un Travis Pastrana di punti ha un tre... Attenzione sì, 199 punti bravissimo, bravissimo che, che nota Vabbè, Mettiamo una canzone su questo perché non c'è altro da aggiungere Mettiamo <ride> una bella canzone E ce la sentiamo È Il classico del rock di questa settimana Of uh -huh -huh. the small things Ragazzi questa era quando eravamo ragazzi noi, piccoli piccoli, ma questi sono i Blink 1 e 2. Sì, hai il microfono acceso! Blink! Grande, grande momento revival, Grande, grande, quelle che dovete utilizzare voi questo sabato sera, questo sabato che arriva per dormire a Montevarchi, Grande o stagni e pecchi? Cioè, ho comprato anche un ottimo Grazie, eh, sacco a pelo per il nostro Buon Buzziotti, perché sennò mi si gela il culetto e non va. Ah, ah, gli ho organizzato una trasferta per... pilota ufficiale ne parleremo tra pochissimo ne parleremo tra pochissimo perché abbiamo un weekend particolarmente intenso noi di Radio Rider sparsi in giro per l'Italia prima però c'è il notiziario di Luca Buzzicotti perché c'è una notizia che arriva fresca e smentisce quello che abbiamo detto 5 minuti fa praticamente sulla MotoGP quindi sì, c'è una sigla morto. e via Buongiorno, qui TG Radio Rider su Radio Orto. e Una notizia flash, un'ultima ora un per, per noi. Perché <ride> Michele Oliveira, no, no, è uscita veramente. Eh, per noi adesso che stiamo registrando, sì, per sì, chi certo. la sente, è uscita due giorni fa praticamente. Ah. Però. Comunque, Michele Oliveira salta anche l'Argentina perché i problemi alla gamba riportati dalla da botta che gli ha dato Marquez. Sono troppo invasivi, e quindi non può partire per l'Argentina. Quindi correre. problemi alla gamba sì. per lui. Eh. Vabbè. Quindi, quattro piloti out in questa prova. È un ottimo inizio, direi, di stagione. Arrivano a metà campionato devono richiamare Valentino Rossi. Sì, per eh. forza. Beh, Anzi, Valentino fanno... quasi quasi fiuta. Se fanno... Adesso se rompono altri 7-8, così torno decimo. e vinco il mondiale. Io, fortunatamente, sto bene. Non mi sono fatto niente, <ride> è pronto. Senti, se eh, sei già candidato. Pronto. Secondo me parte. <ride> Comunque, sì, eh, se vanno con questo. vero che non c'è Marquez, che di solito ammazza 2-3 a gara, <ride> però. Più lui stesso, un'altra sprint race, secondo me, un paio ne vanno ne fuori un paio, via. eccoci, un po', viaggi in rossi, e vai. vai grandissimi, comunque. Uh, Altre con, notizie, andiamo, andiamo con, uh, con i, le varie categorie minori dei campionati che abbiamo uh, raccontato in questa puntata. Quindi, Moto 2 con vittoria di Pedro Costa, quindi il talento della KTM, si prende la prima posizione davanti a Aaron Canè, terzo Tony Arbolino, quindi il nostro uh, italiano del team Mark VDS. Poi, Poi Moto 3 con la vittoria di Daniel Holgado con la KTM. Secondo Munoz, terzo Moreira eh. da segnalare eh, il max incidente a, a, a bandiera a scacchi. Data. Già, già esposta. Si, sì, hai visto? Arrivano tutti insieme. Questi erano uh -huh. tre bandiera a scacchi. Il primo Olgado rallenta per festeggiare. Arriva da dietro Kenzo, l'australiano. Oh, okay. Che brevemente non, <ride> so, non lo Kenzo. vedo, è Kenzo, eccolo è Joel quello Kenzo. dei profumi perché è. Kelso, Kelso. Kelso, Kenzo eh, no, Kenzo, è Kenshiro, chi è eh, Kenzo? Eh. Vai. Comunque non lo vede, non lo so, <ride> o oh, si toglie la lenta strappa, lo centra in pieno, no? Sì, sì, Olgato non si fa niente, rimane in piedi, lui cappotta in avanti da una botta che la metà bastava, credo che non si sia fatto niente, però è stato inerme a terra per qualche secondo. Della CF Moto, tra l'altro, che roba che marca è? Una roba cinese CF credo Moto. di sì, comunque. Eh, niente, comunque al traguardo il pilota distrutto, praticamente ha investito. Il ha detto, Ma questo, ma questo, questo è un coglione. Co co <ride> <ride> <un> co <ride> 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 si leva le lenti a strappo dopo aver finito. Dopo l'arrivo la <ride> per, per vedere meglio e salutare il pubblico. <ride> C'è qualcuno in tribuna che mi conosce. <ride> Vabbè. Poi pass passiamo alla MX2, mondiale di motocross in Sardegna. Dominio ancora di Iago Gertz che però in questa gara si è visto soffiare la prima manche da un Kai de Wolf, il pilota olandese della USQR, molto in forma, soprattutto sulla sabbia, che quindi pareggia il punteggio per quanto riguarda la domenica, ma con eh, i punti che si era preso Gertz eh, nella vincendo la manche, sabato, dei quali la sprint race del sabato. Quindi allunga ulteriormente in classifica proprio su Kai de Wolf, adesso è 117 contro gli 87 di De Wolf. Eh sì il nostro Adamo quarto in classifica, eh, Era partito molto bene, eh, prove libere, prove cronometriche sempre lì davanti. Poi gare un po' in rimonta per partenze non proprio bellissime. Ha fatto un quinto e un sesto. Poi abbiamo. E credo unico italiano ancora al via Lorenzo non... Ciabatti. Ah, c'era Lorenzo Ciabatti, è vero, Ciabatti, credo abbia fatto anche dei punti. Sì, otto punti nella seconda mano eh, Tredicesimo nella seconda c'è tanta roba. Eh, è andato forte, bravo. Poi MX eh, Europeo. Europeo 250, dominio di Andrea Bonaccorsi che rifila 40 secondi a manche agli altri, Scatenato. quindi è andato fortissimo. Eh, da segnalare in pista anche il nostro Valerio Lata, eh, sesto assoluto a fine giornata. Peccato per la seconda manche eh, che l'hanno steso in partenza. Bene, poi... Poi abbiamo Mondiale Femminile, sempre a Rio Lazardo, eh, vittoria eh, della, della spagnola, spagnola eh, Guglielmo, Sì, credo è? sì, Guillen, davanti Guillen. a, la, a la Lett Badrunen, Van Drunen. Che la prima mancia è andata fortissimo, credo che non abbia vinto la seconda perché è caduta, perché la prima mancia ha dato anche lei 40 secondi al secondo. Ah. Tipo la nostra Chiara Fontanesi che chiude ottava assoluta, la prima marcia aveva preso due minuti e più. Comunque, Chiara Fontanesi, abbe, insomma, a beneficio suo, va detto che è era era a, a corso con 40 di febbre. No, sì, un po' sì, influenzata, Ha sì. corso con 40 di febbre. hanno con la bambina neonata, diciamo, la più piccola ricoverata in ospedale e subito dopo la gara è andata in ospedale anche lei per fare accertamenti perché stava malissimo, insomma, cioè aver finito la gara in quelle condizioni su quella sabbia già è qualcosa di importante. Da segnalare anche la nostra Giorgia Blasing che soprattutto la seconda mancia era partita seconda, ha fatto dei giri davanti, molto bene. Grande Giorgina, forza Molto bene, molto molto bene. Poi, Poi abbiamo uh, il compleanno della MotoGP perché sono 75 anni e è il campionato più antico del mondo del motorsport. ah Bene. No, la gara, ma il campionato del certo. del Mondo. Uh, poi Tanti abbiamo... auguri, certo. La KTM che si prepara a dominare anche la Supersport 300 è quasi pronta no, la nuova moto, no? Ma perché? Ma perché, scusa, ma ancora la... esiste? Hanno la linea. Di costruzione in Cina, la KTM per certo, alcuni modelli, sì. per alcuni modelli. E tra cui queste schifezze sfatiamo, qui sfatiamo la leggenda che le moto cross le fanno in Cina. No, non è in, in India in Cina, eh. non è vero, ci fanno solo alcuni modelli stradali, i componenti però magari le faranno lì. Prendono, uh, la, la moda la super sport recento è precisa per quel mercato, eh certo, è l'ideale. Eh, sì, sì, sì. No, infatti ormai siamo dominati dagli asiatici e quindi andiamo in giro con queste schifezze, ma ce lo meritiamo. Poi, eh, Mitchell Evans, pilota ufficiale della Kawasaki motocross. Io ehm... mi compro un Bebec. Un Bebec. <ride> <ride> Campionato Bebec, dove in Thailandia quello in Thailandia. Poi dicevi Michel Michel che salta la Sardegna per un problema al pollice, penso al pilota più sfortunato della storia, è anche infortunato è più che sì. sfortunato. È, uh, sempre con team ufficiali ma non corre mai. <ride> Beh, allora è il più fortunato della storia perché lo pagano senza correre. <ride> <ride> Mettila come vuoi, comunque. Eh, ultima notizia, un bellissimo evento con seconda edizione quest'anno per Bivacco Italia, organizzato da Tiziano Interno Che abbiamo anche avuto ai nostri microfoni. È un hobby sport con un fettucciato uh, per queste moto da, da Rally che fanno conoscere il mondo Dakar. No? Quindi mm. fanno vedere tutte, tutti gli italiani che sono stati da Dakar. Fan, hanno fatto provare le nuove Fantic da. Da rally quindi un bellissimo evento Bene benissimo Noi dopo la canzone d'amore torniamo Perché dobbiamo parlare di quello che nel succederà nostro Nel nostro weekend Prendiamoci uno spazio che ci meritiamo Prima la canzone d'amore scelta assolutamente Dal tecnico Valerio questa settimana È di Draft lontanissima E lui ha un cappellino adesso Più sì, eccitato che mai me. Draft lontanissima Draft, draft, draft sorteggio, qualcosa del genere. Questo invece è Draft, il draft NBA. Il pezzo scelto dal tecnico Valerio come canzone d'amore di questa settimana di Radio Rider è ci drastico. è rimasto da dire la cosa più importante. Dove andiamo, cosa facciamo? Questo fine settimana ci sono un milione di cose allora, da fare. Tu, tu ci abbandoni nel momento del bisogno. Ma io vado ragazzi alla partenza del campionato italiano Prestige a Mantova gara non c'è. E all'Enduro Sprint non c'è. No. Eh, quando ti sposi ci sarà... L'obiettivo comune di tutti è quello di fare il bene per tutti quanti, ricordatelo, questo è il nostro obiettivo. Sì, tutto grazie a tutti. Grazie a tutti. E vedi allora, salutare tutti. Eh, e cercherò di salutare tutti, ragazzi sarà una partenza di stagione fantastica, avremo la diretta tv, purtroppo voi non potrete vederla, la vedrete Come poi, no? la vedrete dopo, quando tornate a casa, perché voi siete impegnati altrove. Beh, ma tanto noi abbiamo le manche da 10 minuti, eh, quindi... quindi tempo. Cioè, tempo. Abbiamo tempo a scatavare. Almeno la seconda parte della mance la vedi quando finirà. Voi invece state a Montevarchi per la partenza del campionato italiano Epoca con una condizione fisica imbarazzante, però diciamo. <ride> pa parla per te, scusa, eh, tu ce l'hai anche peggio. Attenzione, gestamente. forse per la prima volta, diciamo questo: per la prima volta nella storia il tecnico Valerio va a girare in una situazione di moto con Luca Buzzicotti. Più in forma, lui forse sì, no, con più allenamenti, sicuramente più allenato, più, più, in forma... più, più in forma, no, perché lui è sempre in forma, sempre per... in forma. però veramente. Cioè, eh, come sì. si si sente ad essere, per la prima volta nella storia, quello che viene bacchettato perché non è allenato? No, vabbè, ma cercheremo di portarlo a casa ugualmente, a con l'esperienza, Ti aggrappi lì al mestiere, Con l'esperienza quindi in gara all'italiano motocross epoca sì. e per la prima volta in gara al tecnico Finalmente. Valerio, una gara di campionato italiano. Per quanto campionato italiano epoca, che ah, sappiamo tutti che è a livello però... molto, molto, molto amatoriale e promozionale, però è un campionato italiano, quindi sensazioni? Sì, eh, come, com come l'esame la mai mai eh, più grande è passare l'esame con la segreteria e consegnare tutti i documenti. Uguale è stato con l'epoca tra le varie fish, fasce, fush, eh, <ride> destre, sinistre, numeri, eh, sopra, sotto, prenota questo, prenota quello, tessera A, tessera B, tessera C, ma alla fine... Dobbiamo avere tutti. tutto notaio sì, abbiamo abbiamo tutto. Tutto, abbiamo tutto. come direbbe Matteo Salvini, io sono, pronto, io a sono part... pronto a partire, eccolo. E allora ci siamo, ragazzi. Sarà un weekend dopo l'ultimo grande allenamento a Vasanello Grazie. di cui vogliamo parlare? No, no, non, non ci sono parole. I test, vanno dei segreti. Quindi, silenzio, non comunichiamo i tempi, non comunichiamo niente, noi abbiamo solo fatto vedere un piccolo accenno di Reel sulla salita di Marciano. Basta, basta, non basta. diciamo altro, scoprirete quando sarete in pista a vedere. Eh, ovviamente dividetevi tra Mantova, il campionato italiano dove ci siamo noi a dare spettacolo coi piloti quelli forti e con le moto quelle belle e coi piloti di un altro livello come i nostri a Montevarchi quindi weekend dove avete l'imbarazzo della scelta noi torneremo la settimana prossima per parlare anche e soprattutto di questo ma non solo perché abbiamo diverse altre cosucce interessanti da dire, non ci rimane quindi che salutare tutti, andare a pranzo a cena, a fare l'aperitivo, quello che vi pare e quindi alla settimana prossima con Radio Rider ciao a tutti! Ciao.